La conferenza dei servizi, indetta per discutere sull'ampliamento della discarica di Podere Rota, ha dato esito negativo sulla richiesta del gestore di ampliamento del sito per il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi. Una vera e propria svolta sulla vicenda, che vedrà adesso la Regione respingere la richiesta e chiudere il processo autorizzativo. Esultano tutti coloro che in questi 2 anni e mezzo si sono battuti affinché si potesse arrivare a questo risultato. Adesso si dovrà attendere la relazione finale per la conferma definitiva, che sembra però ormai scontata. Tra coloro che hanno da sempre respinto questa ipotesi, tanto da riuscire ad indire un'inchiesta pubblica sul tema, il sindaco di San Giovanni Valdarno, Vadi, che predica però cautela, ma che non nasconde la sua soddisfazione. È d'obbligo la prudenza, per cui se questa notizia sarà effettivamente confermata è senza dubbio un traguardo, un obiettivo importante è stato raggiunto. Attendiamo il verbale, stamani c'è stata la prima conferenza dei servizi, finalmente dopo che questo POUR si è aperto 2 anni fa e dopo tutta una serie di rinvii, finalmente questo organismo tecnico si è riunito e secondo appunto le informazioni che sono giunte fino a noi, la Regione Toscana ha deliberato all'interno della conferenza dei servizi la chiusura del POUR. Tra coloro che hanno accolto con favore la notizia anche i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Veneri e Capecchi, con quest'ultimo vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio in Regione. Intanto si guarda avanti. In futuro l'impianto potrebbe avere un suo sistema di recupero del percolato, ma dovrebbe anche iniziare la bonifica dell'area. 3 anni appunto di lotte, di battaglie, abbiamo condotto insieme agli altri sindaci del Valdarno, all'Associazione del Territorio, al Comitato Vittime di Podere Rota, perché la discarica di Podere Rota non venisse ampliata. Rimane in piedi ancora il procedimento di bonifica, CSAI ha questo ad completare il piano di caratterizzazione. Noi ci auguriamo davvero che anche in termini in questa direzione siano fatti interventi importanti e quindi il territorio sia bonificato, ma come dire, l'obiettivo più importante veramente è la chiusura definitiva di questo sito di discarica che non riceve più i rifiuti urbani ormai da diversi mesi, ma non vedrà, se la notizia sarà confermata, neppure l'ampliamento.